Finalmente, finalmente CR7 segna su punizione. Finalmente, finalmente. Lo stavo aspettando da un sacco di tempo, un solo gol di punizione. Allora, Juventus-Torino 4-1. Che partita è stata? È stata una buona partita, diciamo. Allora, siamo partiti subito con Dybala al terzo minuto, che ha fatto un gran bel gol come sempre. Poi 2-0, gol di Cuadrado, tutto merito di CR7 perché, raga, molti hanno detto Ronaldo ha giocato male, secondo me no. Il secondo gol è merito suo. E poi il terzo gol, CR7 con una grande punizione. Allora, voglio tornare sull'episodio del rigore. Allora, quello lì non era assolutamente rigore. Assolutamente rigore, non voglio essere di parte. Ma quello non era rigore. Allora, non ditemi che quello era rigore perché sennò mi incazzo. Perché se fosse successo a parte inverse, se ci avrebbero dato un rigore a noi con la stessa azione, ci sarebbe solo scandalo, partita rubata, campionato falsato, Rubentus, tutte le cagate che si sentono sempre. Quindi non diciamo cazzate, rigore non c'era. Capita di sbagliare perché anche a noi ci hanno dato a volte rigori inesistenti come lo danno tutte le squadre, però non rompete il cazzo, non rompete il cazzo, il rigore non c'era oggi, punto e basta, non c'era. Non c'era nessun rigore, però a noi poco ci è cambiato perché comunque li abbiamo disintegrati perché il Torino ha dimostrato ancora oggi che è una squadra che merita di retrocedere, davvero una squadra che merita di retrocedere. Allora, è stato. Ritorniamo a partita. Un ottimo primo tempo. Mi sono incazzato su quel gol subito. Su rigore perché non c'era. Cazzo, rigore non c'era. Mi incazzo solo per una cosa. Non perché gli ha regalato il rigore. Perché se fosse successo a parte inverse, ci sarebbe stato lo scandalo subito. Lo scandalo. Sistemone, campionato falsato e tutte le cagate che sappiamo. Poi non mi è piaciuto l'inizio del secondo tempo. Siamo partiti un po' stanchi per i primi 10 minuti e avevo paura che Torino pareggiasse, tant'è che ci è quasi arrivata su quell'azione che poi che la palla entrata mi era già in fuorigioco da prima, quindi però avevo paura davvero che la partita si girasse in modo negativo, però comunque poi con l'ingresso di Costa, diciamo, è cambiato un po' tutto, che Costa ha dato più intensità sulla parte offensiva, tant'è che nel quarto gol è merito suo, che è stato l'autogol di quello là, non mi ricordo neanche come si chiama, comunque tutto merito suo. E poi un'altra cosa, record di Buffon che ha superato il grande Paolo Maldini, 648 presenze in Serie A, cioè, vabbè che oggi non ha dovuto fare un granché, però quelle poche cose che ha fatto le ha fatte bene. Purtroppo quando giochi con una squadra di retrocessione non è che devi fare chissà cosa. Comunque, grande Gigi, che ancora oggi ha dimostrato di essere il numero uno. Del resto cosa devo dire? Allora, mi è piaciuto un sacco Rabiot. Rabiot tra la partita scorsa e oggi sta maturando tanto. Vabbè che Sarri aveva detto che è in grande crescita, ma si sta vedendo. Comunque ragazzi, l'impronta di Sarri si sta facendo vedere adesso. Perché comunque abbiamo fatto 4-1 con Lecce, 3-1 con Bologna, 4-1 oggi. Comunque vedo una Juve che gioca sempre in modo offensivo, sempre all'attacco, sempre all'attacco. Comunque la mentalità c'è. Ci vogliono quei 4-5 elementi in grado di fare il gioco di Sarri, perché è inutile criticare Sarri. Sarri è un buon allenatore, ha una buona mentalità, ma purtroppo con certi giocatori non può fare miracoli. Perché se ci fosse Guardiola, Klopp, o chi c'è altro di bravo allenatore, come si chiama quello che era a Roma? Adesso non mi viene in mente, Luis Enrique, che è un bravo allenatore. Se ci fossero stati questi tre, non avrebbero fatto nulla, nulla, forse anche peggio addirittura, forse addirittura anche peggio. Quindi è inutile attaccarsi a Sarri sempre, perché se non vi ricordate, con Acciuga,
soffrivamo un sacco molte volte con queste squadrette, perché lui avrebbe fatto magari il primo gol, poi avrebbe messo il pullman tutti dietro, quindi raga, quindi non critichiamo troppo Sarri. Comunque la sua mano si sta facendo sentire, perché è la prima stagione, è difficile cambiare mentalità. Comunque diciamo un po' di sarrismo si sta vedendo, si è visto la volta scorsa, si è visto oggi. Comunque diciamo, dai, piano piano stiamo ingranando nel verso giusto. Unica cosa, ci servono due terzini decenti, un paio di centrocampisti buoni e un centravanti, perché la Juve manca un centravanti vero, un centravanti alla Dzeko, alla Suarez, che come si chiama, a Cavani, vedi, Cavani a me mi piacerebbe, io lo venderei volino a prendere Cavani, davvero, perché a me Cavani è sempre piaciuto e può dare tanto ancora. Del resto, che devo dire, comunque sono soddisfatto della partita di oggi, anche se rischiamo, ci sono quelle occasioni che rischiamo, oggi abbiamo preso un gol di rigore inesistente, però vaffanculo, diamo la soddisfazione agli anti-juventini. Comunque, dai, di sfogarsi contro di noi, perché loro ovviamente tutti diranno rigore nettissimo e capito, se però ci attaccano come sempre le solite stronzate. Ma se avessero dato a noi un rigore così, madonna, a quest'ora ci fosse stato lo scandalo, lo Bentos, bla 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 bla, una storia vecchia, un film già visto. Quindi dai, adesso testa al Milan, perché al prossimo giochiamo a San Siro senza De Ligt e Dybala, due pezzi importanti per noi, ma comunque dai, speriamo bene, anche se con il Milan è difficile, perché secondo me finirà in pareggio, io ho questa paura che finirà in pareggio, perché il Milan ci ha messo molte volte in difficoltà, però speriamo bene, dai, testa al Milan, poi ci sarà l'Atalanta e comunque dai, se continuiamo così faremo delle belle cose, soprattutto il prossimo anno si azzeccheranno degli acquisti, già Arthur è stato un buon acquisto, poi c'è Kulusevski, due terzini decenti ci servono, due terzini sia a destra che a sinistra, perché Sandro insomma è così così, unico buono è Sandro che abbiamo, Daniele De Sciglio neanche riconsidero, guarda, preferivo Grigera o Rick Steiner o anche De Ciglio, era meglio di Danilo. E comunque dai, adesso speriamo che il Milan vinca contro la Lazio stasera, speriamo che il Milan vinca stasera. Quindi del resto niente da aggiungere, dai, sono soddisfatto. Comunque e Rabiot ha fatto una buona partita, anche come stiamo anticando, Rabiot comunque ha fatto due partite buone, speriamo che cresca. Comunque dai, niente raga, ho detto tutto, sempre fino alla fine forza Juventus, dai, adesso testa al Milan. Un saluto da Ribelle, ciao.